Glamour. Runway. Style. Fame. She likes fashion. Lo studio di radiologia Braconi a Terni presenta la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, la prima nel centro Italia. Studio Braconi è l'innovazione della radiologia, esami TAC, mammografia, radiologia tradizionale e perlascopia, ecografia 4D, senza tempi di attesa e con il più basso dosaggio di radiazioni. Studio di radiologia Braconi a Terni in via Pacinotti 8. La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Siamo rientrati in studio, eccoci qui. Prima di tornare a parlare della partita, devo fare una precisazione che mi ero dimenticata di fare la volta scorsa, perché ricorderete che avevamo espresso un po' di perplessità dopo la partita con il Cittadella in trasferta, perché mister Carbone e i giocatori non si erano presentati nella mix zone, quindi il nostro, diciamo, corrispondente non aveva potuto effettuare le interviste. Invece, parlando con Lorenzo Modestino, mi è stato assicurato che invece sia mister Carbone che i giocatori sono stati regolarmente in mix zone, che a Cittadella è fatto in una maniera un po' particolare: c'è la parte dedicata agli ospiti, la parte dedicata ai giocatori, al mister di casa. Evidentemente c'è stato un misunderstanding, ecco. Perché diciamo che per ragioni di tempo, perché effettivamente Litteri si era molto attardato nella sala stampa, quella dedicata proprio alla carta stampata, il mister non è potuto passare lì. Evidentemente, ecco, c'è stato un misunderstanding con il nostro corrispondente, come con altri giornalisti locali, però volevo fare questa giusta e doverosa precisazione, perché effettivamente nella mix zone ci sono stati sia mister Carbone che due giocatori rosso-verdi. Mi sembrava giusto precisarlo, perché c'era stata una imprecisione da parte della sottoscritta nel dirlo. Ora, caro Gianni, tra poco faremo vedere un piccolo insert con il derby della solidarietà, poi spiegheremo anche che cos'è questo derby della solidarietà che abbiamo voluto lanciare, che è qualcosa di molto... No, il derby non della solidarietà, ma il derby della donazione, pardon, giustamente vi correggo, no? Però vediamo prima il film della partita. Il film della partita, tatticamente parlando. Pochissime grafiche. Allora, la Ternana è partita con il 4-3-1-2, modulo che avevamo più volte spinto, diciamo, in questa trasmissione, però con Surraco, che non è propriamente, diciamo, una punta, al posto di una seconda punta. E il Perugia invece schierava un 4-3-3 e aveva, diciamo, la Ternana in fase difensiva, questa è la prima grafica, faceva un 4-4-1-1. Con Surraco che curava Del Prete, che è l'esterno destro offensivo, cioè basso, forse più forte della Serie B, e quindi per cercare, diciamo, di non perderlo, tornava spesso indietro, e questo è stato un bel movimento che Carbone sicuramente ha fatto provare più volte, perché si vedeva bene. Ogni volta che Surraco rientrava, Defendi si allargava a destra e quindi si formava un centrocampo a 4, e Falletti rimaneva dietro da Venatti, che andava a mettersi centralmente anche per andare poi a spizzare seconde palle o cose di questo tipo. Quindi noi attaccavamo con un 4-3-3.
No, sembra 4-3-1-2. 4-4-1-1 in sempre per il discorso del biliardino, che il giocatore. Io, ecco, tu ho visto che perché sul lago c'aveva questo compito che è stato importante. Però ho visto giustamente invece Defendi hai fatto la sì, perché Defendi quando perché lo vedevo molto offensivo sì, in fase proprio di possesso palla, no? Sì, è logico questo. Secondo me abbiamo giocato in alcune frangenti anche nel 4-3-2-1 con i due dietro a Venanti. Sempre per il principio che non siamo nel BRD. Beh, certo, che c'è chiaro, chi non pensa è che ci hanno... sta il BRD, no. 4-3-3, stanno in villa con la stecca e non si possono. No, invece i giocatori, guarda caso, si muovono anche sì, fare il 18esimo diciamo anno di televisione. La, faccio come a questo dice sempre questa cosa. E sarà il 18esimo anno di chi pensa invece, che lo ripete. Come avevamo detto. Ma secondo me tu c'è l'arteriosclerosi, ma questo può darsi. Da tre a centrocampo si sarebbe risolta la partita. Infatti noi abbiamo giocato molto meglio di loro il primo tempo perché giocavamo 3 contro 3 in mezzo. Esatto. Nella ripresa invece le cose sono cambiate. Allora, poi lo vediamo. Loro sì. C'avevano un centrocampo con Zebli che faceva un po' l'organizzatore, ma si ruotavano spesso con Brighi e Dezzi. Dezzi, l'avevamo detto che sarebbe stato il giocatore più pericoloso e così è, perché è l'unico che va in mezzo alle linee. Nel secondo tempo, quando siamo andati sotto, allora premetto, c'è stata la sostituzione di Bacinovic che è stata giusta perché il ragazzo era stanco e soprattutto era già stato ammonito, quindi rischiava l'espulsione. Nel secondo tempo loro hanno cominciato meglio di noi, hanno trovato il gol, a quel punto il mister giustamente ha tolto un centrocampista per passare, diciamo, con un 4-2-3-1. Quel 4-2-3-1 ci ha consentito di recuperare velocemente perché abbiamo fatto il pareggio con un gol, tra l'altro clamoroso, di Falletti. Grandissimo. Però, grandissimo. Nipotino mio. Ecco, io lì non avrei tolto Di Noia, per esempio. Anche io avrei tolto direttamente Defendi perché secondo me già era stanco. Però, da un punto di vista numerico. Fammi finire, dai, poi dopo. Allora, sul 4-2-3-1. E quando abbiamo trovato il pareggio, la terza sostituzione è stata quella che ha fatto più male, perché a quel punto che doveva fare, secondo me, il mister? Doveva rimettersi a tre a centrocampo, certo. Perché c'aveva ancora Defendi, che non aveva mai fatto una partita, che cominciava a dare segnali, diciamo, proprio di stanchezza. E lo stesso Surrago, che era passato a destra, anche lui non aveva mai fatto una partita intera. Quindi che è successo? Che ci siamo ritrovati a un certo punto, nell'ultimo quarto d'ora che si è giocato sostanzialmente, in grandissima difficoltà, perché ci siamo ritrovati con due centrocampisti contro i tre loro, che sono rimasti sempre per tutta la partita. Dei due centrocampisti nessun interditore, perché né Petriccioli né Defendi di fatto sono, diciamo, dei mediani, e ci siamo ritrovati tutta la catena di destra, come ho evidenziato con quei due cerchi in giallo, cioè Defendi e Surrago, completamente spompati. Infatti da quella parte Dezzi ha fatto in più Battista, che è entrato, però Battista ci sarebbe voluta almeno un'altra sostituzione a disposizione, però ecco, una cosa gliela possiamo dire a Carbone: ha fatto secondo me bene la formazione iniziale, bene il primo cambio. Sul secondo cambio io non avrei tolto Di Noia, ma avrei tolto Defendi. Vabbè, questo e il terzo cambio l'ha sbagliato, ma lo ha ammesso anche lui di averlo. Però l'ha sbagliato per quel senno di qua, perché Battista poteva anche dare un po' di vivacità. È chiaro che dopo, per come ha giocato Battista, ci cioè metto Battista. Sì, ma stai a due contro tre centrocampo. Ma dai una mano, no? Perché poi dopo Battista poteva dare una. Molto semplicemente, io avrei il primo cambio, primo, adesso col senno di qua è molto più facile. Capito? Già il primo cambio io avrei messo la gommina al posto di Surrano. Tu rimanevi con centrocampo a tre, Falletti dietro ad Avenatti e Lagumina. Probabilmente ne avrebbe giovato Avenatti, che finiva di morire di solitudine, perché sul Rago, che se ne dica, non mi pare sta un gran punto. No, serviva per più, tenere del prete basso. Sembra più un esterno rompiscato. Tra l'altro, secondo me, per come lo vedo io, se questo viene negli ultimi 20 minuti è meglio che non se parte titolare. Adesso me gioco bene, però. Non ho detto che ha giocato porta, male. Però. Non ho detto che ha giocato male. Anzi, per Tigna, se vogliamo ridurla a questo aspetto, si è dato molto da fare, è stato diciamo, un migliore, ecco. Però oggettivamente mi sembra che quando entra gli ultimi 20 minuti, mezz'ora, sia più efficace che non se parta dal primo minuto. A prescindere da questo, aveva giocato, ha fatto 50 minuti abbondanti, quasi un'ora, poteva tranquillamente essere sostituito lui con una punta vera da mettere a fianco da Venati, mantenendo tre centrocampo. Ma secondo me possiamo con l'unico che in interdizione andava bene, che era Di Noia, invece togli l'unico che è un minimo interditore, cambi in modo 4-2-3-1,
metti, defendi a fare il mediano puro a quel punto accanto a Pedriccione, che non è un interditore sicuramente. Fortunatamente trovi il pareggio, è letale l'ultimo cambio, certo. Ma l'ho detto all'inizio, lo ripeto adesso, non esiste che fai quel cambio. Vabbè. per me metti cambio era Palumbo, c'era rimasto solo Palumbo, centrocampista disponibile. Secondo metti Palumbo, se l'ha giocata quando ha vinto. Vorrei ricordare che tra l'altro Avenatti è uscito tanto per un problema a un certo punto, sì, un problema muscolare, e probabilmente è un colpo al muscolo, quindi un problema muscolare dovuto ad una botta. Così è stata spiegata la cosa anche da mister Cappone. Una botta sul muscolo. Ha preso una botta. Quindi con col Bari. Voglio dire, per rispondere a Gigi che insiste, diceva voleva vincerla. Adesso Avenatti sappiamo che è dovuto uscire a questo motivo. C'hai Lagumina in una punta, la seconda punta è su Rago, Falletti e trequartista. Non mi sembra che giochi proprio offensivo. Palumbo è un centrocampista abbastanza offensivo, non mi pare un mediano di rottura. Difendi, l'abbiamo visto. Pericione. Volevo dire un'altra cosa. Io sono una squadra difensiva. Sono d'accordo. Volevo dire che una volta che ha indovinato, no, indovinato perché è brutto, una volta che ha schierato bene in campo la squadra all'inizio, durante la partita i cambi, adesso noi ne possiamo parlare anche mezz'ora, poi probabilmente l'ultimo avete ragione voi, no? Ma se fai, scusa, sono stiamo a fare l'analisi, però magari mentre Battista poi vince, io ti dico che secondo me però, quando uno sbaglia, insomma l'abbiamo detto mille volte, in questo caso i primi due cambi logici, il terzo forse subito dopo aver colto il pareggio, giochi in trasferta e involtisci il centrocampo, è normale. D'altro canto chi è entrato, per esempio Battista e Lagumina, devo dire che potevano fare un pochino di più, a quel punto avremmo detto Gigi che... ma è un derby, questi due ancora non hanno in più, ma è pure un derby, cioè, vabbè, comunque detto questo, che ne so, voglio dire Spalla, io non vedo grosso, tu devi considerare, ma è un derby, ma sono d'accordo, in un derby metti Lagumina, metti Battista, hai già messo per il cielo tutti i ragazzini, insomma la barba super, almeno uno che abbia giocato un tantino, un po' di pelo più che di barba, quello che sia. Tatticamente dicevo invece la cosa che mi piace sottolineare è che abbiamo visto un centrocampo del Perugia molto molto, proprio perché se dobbiamo guardare l'aspetto tattico, perché questi tre che girano e non hanno un ruolo fisso è una soluzione molto molto originale, perché in genere c'è sempre un organizzatore di gioco e due esterni oppure magari scambiano. Invece questi tre, se avete fatto caso, non c'era un punto di riferimento perché giocavano a turno centrali e a turno esterni. E è un centrocampo, una soluzione veramente originale, a parte poi, la può fare perché c'ha tutti e tre giocatori eclettici, ma è un centrocampo che secondo me è una soluzione, sì, che l'ultima cosa perché io devo mandare il derby, okay, della donazione, vorrei aggiungere una cosa che è la seguente. Bene Bucchi, noi adesso abbiamo criticato, no, Carbone per i cambi eccetera eccetera, penso che però il più somaro dei due si è dimostrato sicuramente Bucchi, che ha tolto il loro miglior giocatore, che Di Nolfo fino a quel momento era stato per distacco secondo però me, però Guberti poteva ho capito Guberti è Di Nolfo è stato per distacco il miglior giocatore del Perugia finché è stato in campo. Allora, io tirato un sospiro, Gianni, ti chiedo un attimo di pazienza, so che volevi intervenire, ma devo mandare questo intermezzo, un piacevole intermezzo, perché parlando di derby c'è anche quello che noi abbiamo definito il derby della donazione e abbiamo... scopritelo da soli. Siamo con Patrizio Fratini, presidente dell'Avis Comunale di Terni. Ovviamente perché? Perché vogliamo parlare di quello che è un derby a cui noi teniamo veramente con tutto il cuore, il derby della donazione. Perché sappiamo che la nostra provincia, Patrizio, almeno l'anno scorso stava andando assolutamente bene rispetto al trend regionale. E vogliamo sapere come stiamo andando in questo momento. In questo momento, diciamo, quest'anno non era cominciato bene. Sinceramente, l'anno scorso abbiamo fatto un grosso exploit, avevamo vinto noi, diciamo, il derby della donazione, e quest'anno abbiamo iniziato male. Però poi, purtroppo, in concomitanza con il disastroso terremoto di Amatrice, c'è stata una grossa affluenza di donatori, e quindi abbiamo recuperato molto. Ora la sfida che si pone è quella di far diventare questi donatori che con grande generosità sono andati a donare, farli diventare donatori periodici, perché è quello importantissimo, perché il sangue serve sempre, il sangue si conserva solo 40 giorni in frigorifero, e quindi ogni 40 giorni le scorte vanno ricostituite, reiterate, esatto. Quindi il vero derby, diciamo, è questo, diventare donatori periodici.
Bene, la cosa importante a questo punto è che coloro, la grande massa di ternani che con grande generosità si sono riversati nelle strutture dell'ospedale di Terni per donare, non diventino così dei donatori occasionali, come diceva il presidente. A questo punto noi, questo derby della donazione della provincia, ma soprattutto anche del nostro comune, perché Patrizio Fratini è il presidente dell'Avis comunale, ci teniamo veramente a vincerlo, quindi un invito veramente a non mollare a questo punto. Assolutamente no, è importantissimo, perché come dice anche uno spot di Avis nazionale, dona il sangue la prima volta e per sempre, perché è una scelta di vita, è un'esperienza bellissima che aiuta a salvare vite umane, tiene la propria salute sotto controllo e quindi diciamo è un atto di grande generosità che secondo me dà molto più di quello che uno pensa, è un'esperienza molto molto bella. E allora, cari amici ternani, a questo punto, ma vogliamo arrivare dietro Perugia con questa generosità, con il derby della donazione? Direi proprio di no. No, assolutamente. Questo è un derby che dobbiamo vincere a tutti i costi. Quindi andate a donare, donate, donate, donate e così arriveremo in testa anche quest'anno. L'Avis comunale di Terni vi aspetta, Patrizio Fratini e tutte le persone che sono lì pronte ad attendervi. Derby della donazione, forza Terni. Forza, forza Fere. Forza, forza, forza Fere. Dunque, avete capito, il derby della donazione è quello della donazione di sangue dell'Avis, con questo appello del presidente dell'Avis comunale di Terni, Patrizio Fratini. Ovviamente l'abbiamo registrato prima, lo spirito goliardico certo non presupponeva, insomma, certo, no, quello che poi è successo sugli spalti, eccetera, eccetera. Però veramente un appello importante, perché poi le tante persone che in questo periodo si sono riversate anche nelle strutture, mi diceva, non soltanto del comune di Terni, ma anche Amelia, Narni, eccetera, per donare il sangue, devono diventare donatori periodici, perché l'anno scorso ricordo che Terni era veramente... aveva vinto per distacco, no, sulla provincia di Perugia, eccetera. Quest'anno c'è stato un brusco stop e noi invece ci teniamo. Comunque, da un inciso, io sono un donatore periodico. Bravo! Io pure. E proprio pochi giorni fa ho donato, perché si può donare ogni 3 mesi, no? Esatto. E c'era gente a donare, non ero assolutamente solo, quindi insomma comunque c'era un bel flusso. La cosa rispetto... importante è che abbiamo specificato che il sangue purtroppo si può conservare solo 40 giorni, quindi è per questo che bisogna tornare a donare tra un po' di tempo, perché adesso le scorte ci sono, fortunatamente, perché l'emergenza terremoto ha spinto molte persone, però tra una 40 giorni. Una mesata ci troveremo da capo. Certo. Bene, io con Valerio a questo punto vorrei che fosse direttamente Valerio a occuparsi della questione voti di rossoverdi.com, che è la nostra fonte ufficiale. Sì, in realtà ero in dubbio se metterli o meno vista la situazione, però poi alla fine li ho messi oggi e qualche utente ha votato, sì, magari non come di solito, ma insomma... prima di leggerli, sì, ho dimenticato prima di dire una cosa, perché tu come forma di rispetto giustamente hai deciso di metterli con un giorno di ritardo. Sì. Come forma di rispetto la Lega di Serie B farà fare un minuto di raccoglimento su tutti i campi martedì sera, quindi una bella iniziativa. Una buona iniziativa, ottimo, sì, assolutamente. Vai. Allora iniziamo con Di Gennaro, 5,83, ovviamente paga il presunto o reale errore. Sì, infatti, probabilmente si è anche riscattato con un paio di parate, sì, forse in realtà più spettacolari che realmente efficaci che ha fatto dopo, diciamo, però... La cosa che ci incoraggia è che Mazzoni l'anno scorso ha iniziato malissimo. Sì, esatto. Speriamo questo migliore, perché fino adesso sicurezza non la dà. Sì, diciamo che non è proprio, non è proprio il Mazzoni dell'anno scorso. Nel secondo tempo ha fatto una parata su un tiro, non mi ricordo di chi, a 3 metri di distanza, non indifferente, ha mostrato, se ve lo ricordate, ha ribattuto a 3 metri. Sì, ma perché poi, attenzione, il gol che annullano il Perugia per fuorigioco, che c'era fuorigioco? Sì, c'era perché Di Gennaro para, sì, perché se va dentro il primo tiro è gol. Certo.
Sì, no, infatti invece ha parato, esatto. E in quel caso il secondo Calirati era in fuori gioco. Allora, se facendo un sunto, poi leggiamo tutti i difensori e poi magari li commentiamo, sì. Facendo un sunto su Di Gennaro, paga un pochino quell'insufficienza, l'incertezza sul gol, però non la paga così tanto come l'avrebbe pagata senza le altre parate che ha fatto. Esatto. Oh, poi abbiamo Germoni, che secondo me è davvero la rivelazione di questa Ternana attualmente, 6,88. Quindi quasi un 7 addirittura. Cioè davvero questo ragazzo mi ha stupito, perché non si limita al compitino come avrebbero fatto tanti magari altri esordienti, ma cioè quando c'è da prendere la palla e partire, prende e parte. Cioè, non è che... Leggiamo tutti i difensori un attimo e poi dopo sì, li commentiamo. Perfetto, Meccariello 6,22, ovviamente paga la quasi espulsione, diciamo. Zanon 6,38, Valiant 6,42. Per il centrocampo basta. Esatto. Però, i difensori sono questi. Concedi di dire un paio di cose. Allora, Germoni ottimo, te l'ho detto, un mezzino d'onore, però bisogna riconoscere che è molto molto limitato nella fase di spinta, perché se è vero che in marcatura è stato esemplare, sì, limitando chiunque è passato da quelle parti con una cattiveria, una presenza fisica eccellente, Io mi ricordi è sceso una volta sulla fascia, arrivato, però ha fatto un lavoro dietro eccezionale. No, c'aveva del prete. Ho esordito dicendo mezzo d'onore, per cui per carità. Però per Meccariello, esempio, diceva giustamente Valerio ci ha fatto venire un attimo di preoccupazione, perché ci poteva stare dal secondo giallo. Io definirei sontuosa la prova di Valiant, perché non ha sbagliato niente. Assolutamente. Zanon sembra solita granitica certezza sul suo fatto. Quindi la difesa mi sembra. Noi abbiamo preso gol per l'incertezza. Promossi tutti quanti a parte di Gennaro. Poi vediamo il centrocampo. Sì. Abbiamo Di Noia con 6,25, quindi sufficienza abbondante. Bacinovic uguale, 6,25. Defendi 6,88, sicuramente il migliore del centrocampo, e Pedriccione è entrato nel secondo tempo 5,83, stavolta inferiore alla sufficienza, mentre lui di solito la sufficienza la prende. Non è giusto, primo perché la Ternana stava in grande sofferenza, fatta la parte sua, col cambio di modulo e non era certo avvantaggiato. Faccio presente che una delle pochissime, se non l'unica, verticalizzazione che ha fatto la Ternana è quella di Pedriccione per Falletti, che poi segna, sì, perché abbiamo giocato in orizzontale tutta la partita, tranne qualche spunto singolo però di defendi, perché Bacinovic garantisce ordine e disciplina al centrocampo e non ci piove, ma la verticalizzazione sono altre cose. L'unica vera l'ha fatta Pedriccione, ne è venuto il gol. Poi è chiaro che lui non è un interditore, con a fianco un solo altro centrocampista, non interditore. Gianni anche lui, e Gigi che ne pensano di questo? Io penso che Pedriccione, se io ancora pensassi che la formazione non la fa Carbone, paga il troppo affetto dei tifosi Ternani alla presentazione. Infatti è andato subito fuori, guarda caso. Non vorrei che ci prepariamo la cessione, perché come uno è, diciamo, applaudito e osannato dai tifosi Ternani, va via. Mo speriamo che non sia questo il caso. A parte questa butade, secondo me non meritava 5,83, perché ha fatto il suo, è un ragazzo molto bravo, adesso stavolta può darsi anche... Diciamo che ha quasi 6, però un po' troppo bacino, ha fatto bene con la formazione, però Pedriccione merita di giocare, perché è un ragazzo... Ho poco tempo purtroppo, quindi Bacinovic secondo me un po' troppo, io gli avrei dato 6, perché aveva un difetto l'altro giorno, si schiacciava troppo basso. Stava troppo basso, troppo davanti ai due centrali nostri, che da una parte li schermava, ma dall'altra, diciamo, per me lo ha tirato un po' in addosso. Infatti c'avevo questo dubbio. Ha rischiato. Per il resto, vai. Sì, no, scusa. No, niente, il resto concordo. Concordi, Valerio. In attacco abbiamo Falletti, ovviamente, 7,75. Man of the match. Abbiamo Avenatti, un'insufficienza con 5,78, anche se non grave in realtà. Perché vorrei spiegare che questi 5,83, 5,78 in realtà sarebbero 6 meno. Nel senso, l'utente ha scelto 6 meno, non è che ha scelto di dare un'insufficienza, quindi c'è questo piccolo particolarità, esatto. E poi abbiamo Surrago con 6,50, un 6,5 mi è piaciuto. Cavoli.
Mi è piaciuto, penso, l'impegno, la cattiveria, eccetera. Sì, assolutamente. A livello di ha perso anche tanti palloni, sì, no, tanti passaggi. Il campo è stato molto però questi che si danno da fare, solito ma quando non c'è un punto di riferimento davanti, non è facile fare quello sul rago, perché lo giochi, ma dopo davanti la palla la perdi puntualmente. Volo alto, io non sì, mi aspettavo alto, così alto. E la Gumina, un'insufficienza, forse l'unica reale insufficienza, un 5,5, quindi 5,56, perché non ha inciso particolarmente. Direi rivedibile però, giusto? Sì, sì, io darei una chance per Bari a Palombi. Certo, Palombi se la meriterà questo ragazzo almeno una volta, diciamo, certo, la possibilità di scendere in campo, perché la Gumina sinceramente ce l'ha avuto le 4-5 opportunità, anche tutte e due. Palombi, visto che non ci sarà Vinatti, potrebbero anche sì, giocare, esatto, dicevamo che sarà un altro conto pure. Potremmo rifare un 4-3-1-2 con la Gumina e Palombi. Ignazio Battista senza voto. Senza voto ha giocato troppo poco, ovviamente. Abbiamo Carbone, un bel voto. Carbone, un ottimo voto. Forse un po' troppo. Esagerato. Ecco, sono d'accordo. Un esagerato, però alla fine la formazione iniziale l'ha azzeccata. Sì. L'unica cosa che ha sbagliato aspetta, alla fine è stata partito, quella sostituzione. L'arbitro non è piaciuto. L'arbitro per me troppo. L'arbitro paga a parte le svariate non ammonizioni di Brighi, che secondo me doveva essere ammonito almeno 3-4 volte. Abbiamo visto di peggio. Ha fatto un pallaccio su Palletti, una tacchettata quasi in faccia. Ha sbagliato entrambe le volte. Un colpo di judo, di karate. Micariello, non so che caso. Onestamente, poteva essere espulso. Però ci ha anche aiutato. Quindi alla fine, in realtà, per i voti medi che danno gli utenti all'arbitro è altissimo, 5,58. Nel senso è 6 meno. Rispetto al solito. Sì, cioè di solito è 3-4. Secondo me abbiamo visto. Questa è una sufficienza più che ampia. 5,50 tradotto visto, dal come dice Gigi, abbiamo visto tanto di quello. Ha annullato giustamente, ricordiamoci anche il gol in fuorigioco, esatto, perché c'era no, ma secondo me ha sbagliato davvero un po', sicuramente ha dimostrato personalità, sì, che non deve essere per questo, ha gestito bene. Allora signore e signori, anzi signori perché signora ci sono solo io per il momento, siamo ancora per signori per il momento, poi nella vita parliamo di Bari a questo punto, perché ecco domani, perché vogliamo ricordare anche che noi eccezionalmente usciamo di lunedì sia sul web per questo per Bari, perché si gioca proprio di martedì, quindi abbiamo deciso di anticipare tutto, e anche su Rete Sole ci potete vedere lunedì sera alle ore 21 eccezionalmente per questa settimana, proprio perché si gioca martedì, quindi domani col Bari. Allora arriva il Bari, comincio il con Bari, Gianni. Sì, una partita che potrebbe essere per me di svolta nel nostro campionato, almeno fino a tutto il giorno di andata. Dovessimo fare punteggio pieno con il Bari, andremmo ad 8 punti, quindi già con un discreto bottino, e sfrutteremmo, diciamo, la scia positiva dal punto di vista psicologico del derby, che io avevo detto comunque il derby non va mai perso, e così è stato. Immaginate cosa sarebbe accaduto al contrario. Il Bari è una squadra che sta migliorando. La prima partita io l'ho vista con Cittadella, al di là del fatto quello che dicevi tu Lidia, che comunque Cittadella è il punteggio pieno, poi il Bari sta migliorando e soprattutto gli sta andando in forma Maniero. Cavoli, che forma, che ragazzi, segna tutte le partite, la doppietta. Quindi lì sarà dura. Credo che il mister a questo punto riproporrà il 4-3-1-2, chiaramente con l'assenza, come abbiamo appena detto, di Avenatti ci sarà probabilmente spazio per Palombi, anche se anche non perché anche sul rago mi pare che non stia proprio in grandissime condizioni. No, vabbè, ma io quando tu giochi una partita centrocampo, dispendiosa sia a livello fisico che ma soprattutto mentale, io, come il derby dovresti io ti fare dico un che po' di a centrocampo, siccome Bacinovic, Bacinovic e Defendi non ce l'hanno entrambi 90 minuti e avendo giocato diciamo 48 ore fa, cominceresti con Petriccione? Certo. Io comincerei con Petriccione centrale e Palumbo e Di Noi. Palumbo e Di Noi. Oppure uno dei due, cioè un o Bacinovic Defendi, ma non tutti e due. Esatto. Defendi può sentire la partita perché è il Bari. Valerio, sì, poi sentiamo sia spazio anche a Di Livio. Rapidamente, perché purtroppo siamo un po' in ritardo. Allora, Valerio, diceva giustamente Gianni, Bari sta crescendo molto perché dopo la sconfitta la prima giornata, non ricordiamo, proprio col Cittadella, viene da 3 risultati utili consecutivi. Eh sì, questa sarà una partita in cui già il derby è stato, diciamo, illuminante in un certo senso, però da questa partita poi potremmo loro hanno capire giocato davvero in anticipo, quindi hanno avuto un pochino di più di tempo per questo, infatti andrà questo influirà, perché noi abbiamo qualche giocatore che è un pochino fuori forma, però vedremo di che pasta è fatta la Ternana con questa partita.
di base. Lo sai perché rido? Perché io quando ho detto che la Ternana ha avuto un giorno in meno di recuperare perché loro hanno giocato i venerdì, ha fatto una faccia sconvolta, perché lui proprio non ci crede a questo discorso, capito? Sì, perché giustamente dice sono atleti. Sì, sono atleti, vabbè. Che vuoi dire? Si gioca tutti i giorni. Che vuoi dire su Bari? No, sul Bari voglio dire... Però è una bella squadra il Bari, assolutamente. No, io appunto stavo per dire infatti che secondo me la vittoria un po' una chimera, io mi accontenterei di un punto perché la Ternana ha un solo obiettivo quest'anno, visto quello che abbiamo combinato quest'estate, che è la salvezza, un punto va bene. Io dico solo questo, il Bari a parte è una buona squadra, ottima squadra, punta alla Serie A. Io ogni volta che gioco col Bari mi ricordo quella partita nella quale ci hanno fatto quello che come scordare a maggior ragione. Ma no, mi dispiace, ma io in questo sono vendito, perché nel calcio queste sono cose che non si fanno. Infatti Spinesi non è più venuto a Terni, guarda caso, e mi dispiace, questi non generano niente sicuramente. Però quello che è successo quel giorno con il Bari io non lo dimenticherò. Beh, qualche anno fa, diciamo. Fa niente. Enrico, tra l'altro, che ne pensi del Bari, di Stellone, di questo match? Il Bari è una bella squadra. Stellone è uno che ha già vinto un campionato di Serie B. Buon allenatore. Si commenta da solo, non è che devo dire io se è bravo o meno. Ha fatto anche una figura decente in Serie A con una squadra indecente per il campionato di Serie A. Per cui mi sembra che l'allenatore sia bravo. La squadra ha molti giocatori bravi. Non mi aspettavo l'esplosione di Maniero, ve lo dico sinceramente, perché è un buon giocatore, però è uno che segna con una certa regolarità. Ma, considerato, sta segnando con regolarità. Ha segnato anche sul rigore. Non mi sconvolge più niente, perché veramente io ribadisco, per me quello il mediano doveva fare, però segna. Beato lui. No, voglio dire, secondo me il Bari è più forte della Ternana. Adesso noi giochiamo in casa, speriamo che anche il buon risultato del derby riporti allo stadio qualche persona in più, anche se è un'infrasettimanale, eccetera, eccetera. Come dice Gigi, io sul punto non sputerei, però tutto sommato io la partita me la gioco, se viene bene di vincere, vinco, se perdo, perdo, non succede niente, perché si sa, è una squadra più forte, per cui nessuno, ripeto però, punto uno, impegno, sudore, il famoso soffiarci. Ecco, poi dopo, quella è la prima cosa. Fatto quello, difficilmente arrivano le critiche. Bien, devo chiudere, siamo arrivati alla fine, quindi in bocca al lupo Fere per questa partita con il Bari che si giocherà domani sera a Libero Liberati. Ragazzi, vi ringrazio ovviamente, grazie Enrico. Grazie a voi. Grazie Gigi, grazie Gianni, te, grazie Valerio, speriamo di riavere presto compatibilmente con i problemi di lavoro. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e mi raccomando, che calcio vuoi e forza Fere.